che cosa ci dici, insomma, dei tuoi genitori? Come sono vissuti? Loro sono vissuti una coppia che hanno sempre lavorato. Sì, infatti, guarda, e anche a noi bambine ci ha fatto sempre capire che dovevamo stare ai tempi quelli, pure io sono la grande e gli sono stato dietro, ho lavorato in campagna, era una grande lavoratrice. Poi mi sono sposata pure io giovanissima, però loro hanno sempre continuato, lui la sua vita di campagna, è sempre energico, è un po' allegro in piazza ma un po' più duro dentro. Anche adesso mi stava raccontando, però, come quando lavorava non aveva neppure l'orologio a volte, sì, non riusciva a orientarsi perfettamente sull'orario. Lui è stato con una famiglia prota, sì, no? Diceva, oltre 50 anni più, sempre una vita, sì, sono sempre, perché è molto severo, molto attento alle persone che andavano, cioè, è stata sempre una persona, è analfabeta, però già una memoria che non ci possiamo, mettere noi, perché lui ti fa i conti mentre che tu scrivi, lui già si litigava sempre perché i padroni, no, gli facevano fare i conti e pagare le persone, no? Allora mentre noi scrivevamo per pagare, e lui già arriva qua e si litiga, cioè, tu stai zitto che noi ci pensiamo noi, però era molto, e questo, insomma, devo dire la verità, non è che sono arrivata a questa età, stanno bene, sono assistiti, sì, sono tutte e due lucidissime, hanno avuto problemi tutto. Loro un bicchiere di vino rosso non le è mai mancato, lei a tavola ha sempre bevuto il vino rosso, sempre il pranzo preciso, mezzogiorno, quando lui, perché ha fatto una vecchiaia abbastanza, sono andati in pensione già da 55 anni, figurati, sono stati sempre bene. Problemi di figli non hanno avuto, perché noi siamo tutti quanti che per fortuna siamo bene, tutti i figli stanno lontani, però non ci sono state mai contrarietà, quello no. Litighiamo ogni tanto, perché io lo riprendo, perché lui ha ancora quest'età, però alla fine devi capire che gli anni sono quelli e dobbiamo stare pure dietro. A 20 anni mi sono sposato. Io ho 17 anni. Lui si è sposato giovanissimo, a 20 anni. Io a 21 anni sono già nata, quando lui teneva 21 anni. Però lui, essendo il primo figlio, il papà è morto, 5-6 fratelli, tutti alla guerra, ha lavorato. Allora lui si sente sempre sta cosa da comando, diciamo, un po', poi se l'è portato sempre dietro, però... Questa verso uomo, preciso, mondiale, sotto alla Trebbi, il sacco da contare, mi chiede. Vedremo il giorno. Tua figlia ha sempre lavorato e ti ha sempre aiutato, sì. Spontaneo, proprio con una semplicità. Quanto anni? Io sono nata il 25 marzo 1922. Brava mamma. 98 anni. Brava mamma. Mamma, senti, mo digli la poesia, loro non lo sanno, quelle che tu dici, Gesù la croce santa, quella di Gesù di Varano, digliela mamma. Gesù, quelle che tu dici a Gesù di Varano. Gesù di Varano, salvo ogni cristiano, per le spine e per le chiuse, salvo a noi peccatori. Oh, che bella pianta, Gesù la canta. Se la pace e la perdone, Gesù vive per noi. Se le ricordo, non la dice bene, se le ricordo. Un'ultima cosa volevo chiedere. Cioè, loro sono arrivati a questa veneranda età. Sì. Che cosa mangiano abitualmente? Qual è l'alimentazione? Mangiano di tutto, ma leggero. Lui mangia la frutta tanta, lei sempre precisa, un po' di minestrina, sempre leggero. Però mangiano tutto, verdura, ma è sempre stata precisa nel mangiare. Però ti dico, il bicchiere di vino rosso lei lo beve tutti i giorni, sempre, da sempre, perché è un'abitudine, lui pure di più a volte, però se questa è la ricetta sta bene, quindi ci sono pure le bottiglie, ogni tanto bevo un po' di liquore per la tosse, però sta bene, lo porta bene. Mangiano dei cibi genuini di una volta, tipo non so, d'acqua sale, diciamo noi, tutto l'acqua sale, diciamo i sparagi, ma lui mangia tutto, i legumi, tutto proprio, non è che mangiano macinato, no. Un'altra domanda volevo fare, tu che canti le canzoni del crocifisso, quando eri più giovane andavi sempre al crocifisso di Varano, sì. Sei una devota del crocifisso. Io infatti i miei quando mi menzioni guardavo a Gesù, quindi conosci pure altre canzoni forse questa qua, che a voi cantavano pure le canzoni, però mo a queste età. Ma se la senti ogni tanto sta con la signora Angela, Gesù di Varano ci l'ha donato Dio al paese mio, oh che grande onore,
al paese mio, oh che gran dono, Gesù di Varana, e belle, sì, tanto prodigioso, belle, sei più prezioso. Va bene, grazie. Io vi faccio tanti auguri a tutti, grazie, quanti, grazie. E l'augurio che do a tutte e due di oltrepassare, non di arrivare ai 100 anni, di oltrepassare i 100 anni. E poi ci rivedremo. Certo, certo. Domani dirò che è bravo per le praticature. Tuo marito è stato sempre bravo, ti ha voluto sempre bene. Va bene, io non tengo uno scafo, non tengo una parola, non tengo niente, non tengo tutto questo bene. È importante volersi bene. Da quando vi siete sposati fino ad adesso, bene, vi siete sempre volute bene. È qualcosa veramente di importante. Sono un po' c'è la voce alta, ma io lo capo. Io viene con i calocchi, la voce calocchi. Sempre in comune. Che ma che dici, sta la voce calocchi a fare brutto? Che alta la voce? Grazie. Ehi, come gli fai?